marchigiani del cratere. Poi per il nostro approfondimento di oggi con la rubrica Far Marche siamo andati in una delle sedi dell'Università Politecnica delle Marche. Nel Dipartimento di Scienze è attivo un master online in alimentazione e dietetica vegetariana ed è l'unico corso di specializzazione in Europa con un numero sempre crescente di iscritti. E ora è il momento di andare a Sina. Termina qui la nostra rassegna stampa e allora torniamo a seguire con la rubrica Far Marche il lavoro dei ricercatori in tema di alimentazione dietetica vegetariana e vegana nei laboratori dell'Università Politecnica delle Marche. Nicoletta Grifoni. Non solo formazione, nei laboratori del Dipartimento di Biochimica dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona arrivano ricercatori da tutto il mondo per approfondire gli aspetti nutrizionali e le particolari qualità organolettiche degli alimenti. Ricerca condotta spesso in stretta collaborazione con la Facoltà di Agraria e particolarmente centrata sui prodotti del territorio. Noi facciamo una ricerca di biochimica nutrizionale sostanzialmente, vuol dire nel nostro caso specifico andare a individuare alimenti augurabilmente del territorio quando è possibile, particolarmente ricchi in sostanze bioattive e che possano essere presentati poi al consumatore perché sono in possesso di un valore aggiunto importante per la salute. In realtà la vostra attività di ricerca dovrebbe essere strettamente connessa magari anche all'attività di produzione, lo è effettivamente? Certo, sì sì, noi abbiamo la fortuna in questo Ateneo di avere dei colleghi bravissimi della Facoltà di Agraria, ora si chiama Dipartimento 3A, e sono fra i migliori breeder al mondo per quanto riguarda per esempio le fragole. E con loro collaboriamo ormai stabilmente da oltre 15 anni con dei risultati che sono stati al top della ricerca mondiale. Allora, vegetariano sì, vegetariano no. Lei da che parte sta? Io sto dalla parte di lasciare a chiunque la libera scelta sul regime alimentare che preferisce. Come studioso, come ricercatore, come esperto del settore, mi sento di spingere e di suggerire assolutamente una dieta molto ricca in alimenti vegetali. Le linee guida per un onnivoro indicherebbero oltre l'80% di alimenti procedenti dal mondo vegetale e siamo molto lontani perché con grandi difficoltà raggiungiamo il 50%. Dieta vegetariana, dunque, indicata come il regime alimentare più salutare, ma va sempre bene e con quali accortezze? Il sito della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana è sicuramente completo e è il più adeguato in Italia a fornire questo tipo di informazioni. Per quanto riguarda gli aspetti critici, vi sono alcuni micronutrienti che sono chiaramente limitanti nell'alimentazione vegetariana, ma lo possono essere anche nell'alimentazione onnivora, per esempio il ferro, il calcio, ma soprattutto la vitamina D e la vitamina B12. Questi micronutrienti bisogna cercare di dare la massima attenzione. Anche gli onnivori molto spesso sono a potenziale carenza di questi micronutrienti e ormai quasi per assurdo sono più esposti a situazioni di carenza gli onnivori rispetto ai vegetariani che invece sono in generale consapevoli di queste difficoltà e quindi pongono maggiore attenzione al loro introito alimentare. Va bene a tutte le età? Guardi, l'Associazione Americana di Nutrizione e Dietetica ha indicato l'alimentazione vegetariana come adatta a tutte le classi di età, assolutamente. C'è da dire che fisiologicamente con l'avanzare dell'età si è più portati anche gli onnivori a passare a un'alimentazione meno carnivora e più di tipo vegetariano. Stare attenti al corretto introito calorico. Ah, lei è vegetariano? Allora, io non sono vegetariano, ma sono fermamente convinto, come dicevo prima, che un'alimentazione particolarmente ricca
in alimenti di origine vegetale sia di estrema importanza nella prevenzione di molte, moltissime patologie della cosiddetta era moderna e della globesità, come viene chiamato oggigiorno. La prevenzione viene fatta prima di tutto a tavola e questo avrebbe un'incidenza incredibile anche da un punto di vista economico per i conti della sanità pubblica.